Benvenuto, ben trovato, grazie per il tuo tempo. Senti, noi ci conosciamo, però rompiamo il ghiaccio, raccontaci per prima cosa chi sei e cosa fai di mestiere. Sono Roberto Patano, in NetApp Italia sono responsabile di tutta la struttura di prevendita. Senti Roberto, in queste guide stiamo cercando in pochi minuti di spiegare cose estremamente complesse ma critiche e centrali per le aziende in questa fase, no? Partiamo con ordine, raccontaci che cos'è il data management davvero. Allora, secondo me per parlare di data management bisogna un po' partire da un presupposto. Quando si parla di data center non è più il concetto di una volta, tu lo conosci bene, del centro di elaborazione dei dati, no? Il CED, che era tanto famoso un tempo, ma si è invertito un po', no? Bisogna pensare a tutti quei servizi e quelle infrastrutture pensate per mettere il dato al centro della nostra attività, perché avere una gestione del dato corretta è quello che permette a tutte le aziende effettivamente di essere più agili, competitivi e di cogliere tutte le nuove opportunità nel mercato. Senti Roberto, ci sono delle regole particolari per muoversi in questa direzione che bisogna seguire? Guarda, una su tutte, sembra banale, ma è la conoscenza. Bisogna capire che tipo di dati abbiamo in casa, dove sono disponibili, chi li utilizza, se può utilizzarli o no, chi li crea, quali livelli di protezione, quali sono le normative che magari a cui dobbiamo sottostare, perché solo così si può davvero affrontare lo step successivo, che è quello di dire come posso andare a sfruttare al meglio i miei dati, quali servizi aggiuntivi posso attivare. Quali sono le informazioni effettivamente in mio possesso e magari le informazioni che devo integrare perché mi mancano? Quindi è uno step importante. Senti, ci sono invece cose da non fare, cioè errori che bisognerebbe, che sarebbe meglio evitare nell'abbracciare questo tipo di piattaforme, questo tipo di trasformazione? Pensare che questo sia un processo one shot, nel senso che lo si debba fare una volta sola, è la cosa peggiore. Perché uno può anche magari farlo bene, no? Se si è attrezzato e aver definito la strategia, ma bisogna farlo evolvere. Le tecnologie cambiano, le aziende cambiano, i dati a disposizione cambiano e quindi non può essere un processo fermo, ma deve essere evolutivo. Senti Roberto, perché, spiegaci perché il data management con NetApp è meglio? Intanto perché abbiamo una strategia che va sotto il nome di Data Fabric, quindi per noi il dato è al centro, quindi partiamo da lì. Ma perché grazie proprio a NetApp tu puoi proteggere, hai la flessibilità di gestione, un controllo centralizzato del dato. In un mondo che ormai è sempre più diffuso, come a me piace definirlo, cioè non bisogna più pensare al data center all'interno delle quattro mura dell'azienda. E quindi è importante prendere in considerazione il cloud, gli hyperscaler, i service provider e il dato che può essere in ovunque di questi posti. E quindi è importante avere un controllo centralizzato e una strategia ben precisa di protezione. E allora Roberto, avanti tutta con il data management insieme a NetApp. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te e mi raccomando, attenzione ai vostri dati.